Ciao a tutti, oggi gioco con Alchemy Star, che dopo un po' di tanto tempo che non porto più i video perché sto facendo, diciamo, sono così tutti i giorni su Twitch a fare live. Adesso se riesco a fare un po' tutto, registrare e se riesco anche a fare, registrare anche le live e buttare anche su YouTube. Piano piano sto facendo, piano piano adesso. Quanto prima su tutti i giorni, sulle live. Dalle 19:30 e sabato domenica o pomeriggio la mattina, ma alla sera sono sicuro. Però dopo metto sulla community, metto io quando mattina o pomeriggio, se per caso ci sono libero per fare. Che sabato domenica vorrei fare i tornei di Yu-Gi-Oh! Con gli ragazzi ho fatto un paio di volte con quelli di Telegram, così un po' anche con Fortnite, così. Allora, noi adesso è già un po' che è uscito fuori. Il nuovo evento, il nuovo banner con il nuovo evento speciale Event Book, che tra poco scade, tra 2 giorni esce qualcosa nuovo. Che sono arrivati i nuovi personaggi. I nuovi personaggi abbiamo Azur e Roy. Ho fatto anche la live l'ho fatta su Twitch, che ho già anche detto all'inizio le mie impressioni, che Azur è una cosa sbroccata, proprio fa dei danni della Madonna. È anche figa, vorrei... Ci ho pullato... Però non l'ho trovata, mi gira un po' il cazzo che lei è fortissima. Water e Forest, proprio top, è una cosa proprio top, top, top. E aspetta, vado qua a cercare subito il kit, che me lo cerco a livelli 0. Cosa fa? Quanto prima è un mostro santo, un mostro sacro, perché... Fa dei danni della Madonna e tanta roba. Fa anche quel punto. La volevo tanto, ma non ci ho riuscito. Poi è una figa della Madonna. Anche è troppo figa. Madonna, quanto è bella, cazzo, è bella anche. Quanto prima abbiamo in pratica la skill. In pratica, a livello 0 fa 6 qualsiasi tessera attraversabile per proiettare un miraggio ceruleo. Il miraggio ceruleo in pratica fa non più di un miraggio ceruleo può esistere sul campo di battaglia a un dato momento. Il miraggio non può lanciare abilità quando è coperto, che può essere usato per lanciare un miraggio strike. In pratica fa un 200% di danni a nemici intorno ad quelle 12 caselle top. E miraggio transformation ogni turno. In pratica cambia converte le blu in cui dove si trova. Quindi è tanta roba che mi piace tanto. Mi piace un border perché ha una mossa speciale che ha due versioni. In pratica o fa danno, Mirage Strike, o può anche manipolare. Quindi è una cosa fortissima per quello. A livello 0. A livello con ascensione 3. La prima parte è stessa roba a quel punto. Ogni round, ok. Però la parte aggiuntiva è che attiva immediatamente un Mirage Strike che infligge 2,5 danni se è già presente un miraggio sulla testa selezionato. Quindi in pratica io in pratica devo mettere un altro Mirage, ceruleo su stessa casella. In pratica fa un ulteriore danno 2,5 di danno in più. Ecco perché è quello che mi interessa tantissimo. Volevo trovarla, non l'ho trovata perché mi gioco il cazzo che è fortissimo per quello. Fa danni dalla Madonna. Abbiamo le change combo, anche quelle sono potenziabili. A livello 0 infligge 130% di danni a 12 forma di diamante a 2 caselle. A 9 caselle 175% di danni e a 16 tessere a forma radiale. E diventa l'ultimo con 12 caselle con 175 di danni con 2 ammassi costanti. Se la portiamo a massimo con la sessione 2. Cambia solo che abbiamo aggiunto a parte, abbiamo che il miraggio ceruleo lancia una combo a catena di livello 1 una volta, a livello 1 alla volta, così tanta tanta roba, fai danni della Madonna, sempre aggiuntivo quello, livello 1 sempre aggiuntivo quello. Come passiva, e fa la combo con la mossa suprema, perché a livello 0 l'attacco di Azur aumenta il 20% se si trova in le 12 forma di diamanti di Mirage ceruleo. In pratica, a quel punto fa un ulteriore danno. E quella è tanta roba. 20% in più, eh.
Se lanci, io dico, se lanci anche la mossa suprema, lei è dentro nella mossa suprema. La mossa suprema in pratica ha un 20% in più ulteriore. Se metti un altro quadro prima la mossa suprema, se già metti due di sopra, se metti due cose di Mirage, in pratica, se metti due cose di Mirage, abbiamo 2.5. Quanto prima è fortissima, questo qua. Quanto prima abbiamo 2.5 se la mettiamo doppia sopra. Mettiamo una dopo prossimo turno. Qua adesso non so quanti turni ci mette. Un po', penso pochi ci mette a quel punto a lanciare la mossa prima. Mettete un altro sopra. Entrate in quella 12 casella e avete quel 2.5 in più di ulteriori danno, più ulteriore 20%, perché lei è dentro nella 12 casella radiale. È una cosa sbroccata. A svolta 3, in pratica, attacco sempre stessa roba, più all'interno di due cluster circostanti, così è più largo, in pratica, di un miraggio ceruleo, ecco. Quanto prima lei è una sbroccata, dopo la proviamo. Lei è una sbroccata di danno, anche tanta roba che può anche trasformare, però di danno è una sbroccata. Abbiamo Roy. Roy è un ottimissimo support. Vado a cercare Roy, perché è meno livello 0. Posso sapere come fa. Roy è forte come support a quel punto, è proprio fatta apposta per support. Perché mossa suprema a livello 1, diciamo a livello 0, scegli una tessera attraverso da due gruppi circostanti, converti quella tessera in una tessera gialla, evoca una ape meccanica. La ape meccanica, sul campo di battaglia possono esistere fino a 4 api meccaniche contemporaneamente. Le api meccaniche scompaiono quando vengono toccate da un nemico, per quello ci sta. Se portiamo a livello a sessione 3, svolta 5, usa due punti di rifornimento, in pratica qua, guadagni un punto all'inizio della battaglia e un punto per round. Se un'ape meccanica scompare da una tessera gialla, guadagni un altro punto fino a 7 punti. Poi scegli quanto prima una tessera attraverso da tre gruppi circostanti, non più una. Converto quella tessera in una tessera gialla, evoca una ape meccanica. Oppure usa un punto di rifornimento per convertire una qualsiasi tessera del campo di battaglia con una ape meccanica in una tessera gialla. In pratica tu puoi evocare, sai, i punti di punti di fornimento, puoi mettere coverti più anche l'ape. La change combo non è particolare, è normale, non è come Azur che si può potenziare. A 4 caselle fa 160% a 3 nemici entro 2 massi circostanti. 8 caselle infligge 160% a 3 nemici entro 3 ammassi circostanti. A 12 caselle 160% a tutti i nemici entro 3 ammassi circostanti. L'abilità è tanto forte perché anche lei non è. Lui non è neanche potenziabile, però è tanto forte perché è anche lui. Se un'ape meccanica si trova nell'area dell'effetto di Roy, change combo, in pratica se noi facciamo la change combo vicino a un'ape meccanica, recuperi il 40% degli HP massimi di Roy. Ogni ape meccanica entro il raggio aumenta il fattore di recupero del 10%. Quindi abbiamo 40% di base, più se abbiamo due api o tre api vicine, abbiamo ognuno 10% di più di HP. In pratica abbiamo 40, se abbiamo una abbiamo un 50%, se abbiamo due diventa un 60% di HP. A quel punto è un ottimo support, tanta roba. Non ho trovato lui, quanto prima ci ho speso, ho fatto 3 scout, barra 4, non c'ho, io, il mio obiettivo è Azur. Roy è che lui è tanto forte, però Azur è una cosa sbroccata, i danni, adesso faccio vedere. Allora, devo andare adesso qua, tac, Azur. Azur è fighissima, bellissima, una fregna della Madonna, che mi piace un bordello. E quanto prima, fa danni alla Madonna. È troppo figa, la voglio un bordello. Mi gira un po' il cazzo, però è quello. Faccio vedere subito. Mettiamo un Mirage in mezzo, in pratica, attacca. Vedete qua, Mirage. Bellissimo, anche il suo stile di combattimento è bellissimo. Siamo dentro nelle 12 caselle, così abbiamo un 20% di danno in più. Fa danni da Madonna, Guarda qua. Madonna mia, quasi ognuno 10.000 di danno. Allora, è bello che per lanciare la mossa suprema dura poco, dura un turno, quindi proprio una cazzata, 20% in più abbiamo perché siamo vicini.
Madonna mia, che danni che fa, porca Madonna. Amiga. Mettiamo un altro sopra. Mettiamo un altro sopra, su Milage. Ah no, ho sbagliato, scusate, metterlo da parte, non sopra. Ho fatto il danno. Volevo fare vedere più danno, però a quello. Per convertire, vedi qua, puoi scegliere. O fai danno, o puoi te convertire. Poi scegliete, poi te qua, clicchi sulla casella e poi te in pratica convertire, sì o no. Madonna, che danni che fa. 10, madonna. Dio mio. Madonna, troppo figa, lo voglio, la volevo troppo lei. Tac. Danno. Madonna. 4.000 mi piace un bordello che fa danni della Madonna. Dopo, attacca il nemico a quel punto, attacca il ologramma, attacca. Se io non ci arrivo con la combo... Attacca il ologramma, vedete prima ha attaccato l'ologramma. Io qua ci arrivo. Madonna, che danni della Madonna. Vedi qua, Madonna. 6.000 di danno. Troppo sbroccata lei, troppo forte. E lei la voglio troppo, però è quello, non riuscito a trovare che è la Madonna. È una delle Madonne sbroccate come Paloma, qui su delle robe, boh, fortissime sono. Però non, peccato non l'ho trovata quello. Mi gira poi il cazzo, proprio, mi gira tanto il cazzo però. Vedi qua, lui di base mette acqua, non mette tutte ape qua. Allora, lui in pratica le può convertire in quelle gialle. Io faccio qua che già me le converto in giallo. Tac. Vedi qua, fa danni e poi ho recuperato tutti gli HP. Bello. Perché io ho un punto, così posso convertire, però ho detto quanto mi massimo sono 4 api, e la quarta che è una a caso viene presa, dopo trasportata. Danni 4P non è come Paloma, eh sì Paloma, non è come Azur che fa dei danni della Madonna. Quel punto non sono danni della Madonna. Però, ragazzi miei, fa delle cose sbroccate quello. Fatto vedere i personaggi qua al punto. Mi gira un po' il cazzo che ho fatto già. Ho fatto la live tempo fa. Ci ho pullato, non ho trovato niente perché ho farmato di tra 2 giorni. Mi gira un po' il cazzo che ha azzurro. Anche, vedete qua. Faccio vedere qua lo sfondo di questi qua. Ma che bello, figo. Azzurro è una fregna della Madonna, è bellissimo, troppo bello, troppo figa. Però questa bambina, questa ragazzina qua, spero che più avanti lo butteranno quello. Però quanto prima, se avete già puntato su di lei, su Azzurro, perché quanto prima è una cosa sbroccata, proprio fortissima. Fa danni della Madonna, vedete che quanto prima la volevo anch'io, però non sono riuscito a trovarla perché ci ho speso, quanto prima ho fatto una live. I primi giorni su Twitch quando è uscito è la Cristo Dio che è troppo forte, però niente. C'è anche questi qua, abbiamo Bella, abbiamo di Yona, bellissimo costume. Taki, carino, finisco Yona. Questa qua è vecchia di Victoria, questo qua è vecchia che è di Natale, ok, però bella. Grongru. Però quanto prima quello, mi gira un po' il cazzo che non è riuscito a prenderla. Lo prendo anche se vado a prendere. Perché tra 2 giorni scade e a quel punto e basta quello. Però a quel punto spero nel futuro qualche banner viene ributtata dentro a quel punto. Se per caso viene ributtata in questi qua banner speciali un po' minchiate varie. Perché la voglio troppo lei. Se per caso nel futuro me la fa trovare. Quindi ho trovato quando ho pullato su Azur e Roy, ho trovato. Eccolo qua, Kayano. Che la volevo, l'ho trovata dentro qua. Ci sta, lo devo potenziare. Vedete, sto piano piano. Ho trovato Amamiano. Sì,
a Mimano, ho trovato a Mimano perché mi interessava, perché è il Minato 2.0 che lo sto piano piano portando avanti. Ce l'ho qua, ok, ce l'ho qua, ok. Sto piano piano portando tutti avanti i personaggi e sto piano piano potenziando tutti gli equipaggiamenti. Toru l'ho già potenziata a livello 10 di equipaggiamento. La Paloma già equipaggiamento già a livello 10, quindi sono a posto anche lei. Adesso lei a Mimano livello, devo portare a livello 9, perché mi mancano le cose qua che devo ancora devo piano piano farmi danno e farmare. Piano piano sto potenziando quelli più personaggi, quelli più utili, più importanti per il punto. Sicuramente a Mimano, quindi piano piano li sto portando avanti quello, perché dopo cosa ho trovato, mi pare anche. Vabbè, ho trovato Cordy, che l'ho trovato ancora forse nelle pool di su Azur. Ho trovato cosa? Oh, basta. Dopo alcuni doppioni, però è quello. Ho trovato alcuni doppioni. E vabbè, Revi. Perché mi pare che il ban è ban quello prima. Non ho fatto i video. Ho trovato Revi e Fluer. E basta. Quello ho fatto a mia mano. Ho trovato a mia mano. Sì, le banner di Ami Mano. Non so se ho fatto su YouTube. Se no, i video. Però ho trovato Flu e Revi. In pratica, in quei banner così. Però è quello. Mi gira un po' il cazzo per Azu, che è una cosa sbroccata. Però è quello. Quindi niente, così ci fermiamo. Ci vediamo prossimo video. O se volete, tutti i giorni. Da lunedì a venerdì alle 7. Alle 19.30, perché vado io a lavorare, così non posso fare il pomeriggio mattina, quindi porto alla sera. Alle 19.30, sabato domenica, più o meno faccio due live. Alla sera sempre 19.30, forse a conote pomeriggio o alla mattina alle 9.30. Sabato domenica con volte, o so pomeriggio alle in pratica alle 1:30 fino a 4:30 del genere. Quindi niente, così ci fermiamo. Quanto prima, se avete puntato su Azu, come ho detto prima, tanta roba, che è una cosa sbroccata di danno, è fortissima. Però quello mi gira un po' il cazzo, perché non ho pullato e non ho trovato. Tutte 5 stelle, basta. No, sì, 5 stelle, non 6. Mi sono fatto trovare. Per niente, guarda, vediamo il prossimo. La prossima è qualcosa che c'entra sul primavera. In pratica dovrebbe essere del genere così, perché vedi che sul... i fiori, diciamo, è più concentrato sulla musica. Quindi sicuramente c'è qualche personaggio potrebbe uscire con la musica. Perché quando metti questi qua, c'entrano tanto i personaggi a quel punto. Quindi sicuramente c'entra qualcosa sulla musica. Quindi qualcosa c'entra musica e arte. Per me c'è un personaggio che fa la musica, l'altro o disegna o del genere. Potrebbe uscire con una cosa del genere nei personaggi. E basta, ho già preso tutto, dico là, ho fatto tutto e niente, mi dispiace un po', mi c'è un po' il cazzo, però è quello, un po' mi c'è un po' il cazzo, però sti cazzi, mi interessava tanto, però niente, niente, ci fermiamo, ci vediamo quanto prima o in live o se no prossimo video, ciao!